Buongiorno a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedete in divisa da enduro perché ho fatto un po' di fuoristrada col GS e adesso vi racconto di questo nuovo setup da enduro. Allora, partiamo dalle borse laterali, sempre marchiate Rhinowalk. Sono borse da 9 litri universali, quindi si possono adattare a qualsiasi tipo di moto. Sono 100% waterproof, hanno varie cinghie per adattarle in qualsiasi telaio o appoggio per legarle sulla moto, e sono anche molto molto compatte, quindi si riescono a riempire quanto uno vuole. Vi faccio vedere anche l'altra al lato marmitta. Ora qui c'è il mio cappellino. Come vedete, qua abbiamo un altro aggancio che non serve perché la borsa è già bloccata così. Adesso andiamo a vederla all'interno. Abbiamo una, due, tre e quattro cinghie che io ho fatto passare qui dietro la maniglia per una maggior sicurezza. Ok, come vedete dentro la borsa è completamente nera, quindi degli organizer magari colorati in un ipotetico viaggio sarebbero ottimali. Io qui ho il compressore e vari attrezzi per riparare la moto, e come vedete c'è abbastanza spazio da riporre qualche vestito e perché no magari delle infradito se facciamo un viaggio estivo avventura. Da questa parte penso che non ci sia bisogno di aprirla, tanto è uguale all'altra. Ho altri componenti per aggiustare la moto e antipioggia completo. Anche qui avanza molto spazio, direi che in un ipotetico viaggio avventura possiamo metterci altri vestiti o magari un giubbottino o qualcosina del genere. Adesso andiamo alla parte posteriore. Qui ho legato il portaattrezzi Rhinowalk con vari cacciaviti e chiavi per andare a svitare la ruota o qualche componente della moto, quindi rimane tutto qui a presa rapida, si apre e si prende tutto. Anche questo lo consiglio perché non dovete per forza andare ad aprire una borsa che sia laterale o posteriore, ma ce l'avete subito qui per una riparazione molto veloce. Si sa che nei viaggi avventura può succedere, quindi è molto comodo averlo qui a portata di mano. Adesso passiamo al borsone posteriore. Anche questo oggi non riempito tantissimo, ma montato per farvelo vedere a voi, per creare il giusto setup per questi viaggi avventura che sono sempre più richiesti. Abbiamo un borsone Rhinowalk da 20 litri, 100% waterproof. Qua abbiamo la sua tracolla per portarlo poi in camera o perché no all'interno della tenda. Andiamo ad aprirlo. Abbiamo pure una cerniera, come vedete, saldata, quindi non può passare assolutamente sporco e acqua. Cosa ho messo all'interno? All'interno abbiamo il drone, la reflex, cambio guanti invernali perché sì, siamo quasi a dicembre e fa freddo, una mascherina per il casco trasparente, un piumino 100 grammi, vari attacchi GoPro, un'acqua
e altri oggetti di piccole dimensioni. Come vedete, non è riempito completamente a tappo, quindi ancora di roba ce ne può stare, come la tenda, una piccola tenda per una o due persone, tranquillamente ci sta. L'ho testato e ve lo garantisco. Quindi penso che è un buon setup per un viaggio avventura. È leggero, non necessita di telaie, quindi per le maxi enduro va a alleggerire il peso della moto. È anche carino da vedere, total black come il GS. Vi lascio il link in descrizione se volete andare a dare un'occhiata a questi borsoni Rhinowalk. Per questo video direi che è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, per me è molto importante. E noi ci vediamo a una prossima avventura, sempre qui sul canale di Weekend in Moto.